Sto per registrare l'ultima clip del video di Natale che tra l'altro progettavo da ottobre ormai. Incredibile, sono alle prese con i regali last minute, non da comprare ma da realizzare, speriamo di fare in tempo. Ho dovuto anche fare un po' di manutenzione al pantografo, tutto bene. Ciao Maker, io prima di farvi vedere cosa ho ricevuto per Natale, sistemo il camper per la partenza con un regalo del Black Friday. Ora sto esportando il video che uscirà il 31 di dicembre ed è uno dei video più lunghi che abbia mai caricato. Ultimi preparativi prima di partire. Sto caricando l'acqua potabile nel camper e poi sto liberando qui il garage perché devo parcheggiare l'auto. Poi si parte direzione Germania. Via anche il banco sega! Pa pa ra pa na pa Che dite? Ci sta? Penso di sì. Vediamo. Ci sta, ci sta. Comodissima. Tac. Ultimo lavoretto del 2016. Oh, smontato questo caricabatterie per iPhone, gli ho tolto il circuito elettrico e l'ho collegato a questa ventolina che mi servirà per far circolare l'aria nel camper. Sì, so, è presa male, ma vabbè. Ottimo, tutto pronto, si parte! Quinto giorno di vacanza in Germania e come vedete fa freddo. Oggi ha anche iniziato a nevicare e il freddo mi sta creando un po' di problemi. Infatti, nei giorni scorsi mi ha ghiacciato i tubi degli scarichi e sono dovuto andare ad Umbrico per fare un po' di lavoretti riparatori. Come vedete, ho cercato di coimbiantare gli scarichi e la cassetta delle acque grigie in modo da non gelarle. Ora che nevica, almeno la temperatura si è alzata un po'. Speriamo però che non mi crei altri problemi in futuro. E alla fine sono tornato al lavoro anch'io. Non sono ancora al 100% delle mie capacità, però al 60 sì, dai. Eccoci qua col berretto in stile Laura Camp. Quest'oggi ho portato a casa dalla falegnameria un pezzo di rovere che mi servirà per fare un esperimento. Infatti è brutto, è pieno di nodi. Ecco dove mi servirà il pezzo di rovere. Praticamente quando ho progettato questa scala ho fatto un piccolo errore. Questo pannello qua doveva andare a coprire fino qua giù. Ho fatto l'errore, quindi adesso dovrò coprire con questo. Il problema è poi come taglio di qua, ho una soluzione forse. La mia idea è quella di utilizzare il multifunzione della skill per andare a ritagliare la sagoma degli scalini. Vediamo se ci riesco. Se avete delle domande, lasciatemele qui sotto nei commenti. Oggi devo portare in casa un po' di pellet. Giusto un po'. Sono anche rimasto indietro con le faccende di casa, infatti devo portare al suo posto il camper e dargli una pulita. Bene, terminata anche oggi la giornata lavorativa e ora si lavora di nuovo.
Sono a buon punto con il progetto di sabato, anche se speravo di metterci meno tempo. Ora devo mettere un po' di ordine perché poi devo girare anche il video per sabato dopo. Quindi sabato 28 uscirà il video del progetto che ho realizzato per casa, mentre sabato 4 uscirà il video della... Buongiorno makers, anche questa mattina il gelo mi sta mettendo fuori uso il cancello, infatti non vuole aprirsi. Praticamente il motore fa una fatica pazzesca, poi passano un po' di ore durante la giornata, si scalda la temperatura e funziona bene. Gli ho realizzato questa copertura ma sembra non servire a niente. Ora vedete, l'ho fatto andare avanti e indietro 3-4 volte e funziona. Ora sembra funzioni, comunque se avete qualche consiglio da darmi, grazie. Bene, il video di oggi è online e sto già girando quello per sabato prossimo. Dopo aver dimenticato per l'ennesima volta di pulire il pennello dopo la verniciatura, ho fatto la scorta.